Ciao Francesco, buongiorno, facciamoci anche un applauso così magari ci sentono, che non siamo soli. Ben trovati, io saluto, se siamo in diretta, no? Che allora, saluto gli amici di FIBA che ci guardano, saluto Ashley Green, Crystal, ciao ragazzi, siamo qua per presentare questo grande evento che organizzeremo tutti insieme a luglio a Udine. Una grande opportunità per noi amanti del basket, per noi amanti della nostra regione, per noi che attraverso la pallacanestro cerchiamo sempre di trasmettere un messaggio di positività e di grande bellezza del nostro territorio. Io adesso passerò la parola magari anzi a te in fondo, John. Volevo ricordare un pochino come si svilupperà l'evento, saluto il coach. Benvenuto coach, poi dopo ci racconterai un pochino il tuo punto di vista, ci direi che arriveremo ultimi sicuramente, ma noi invece faremo il tifo per te, perché è giusto che gli allenatori devono sempre gettare acqua sul fuoco, noi invece spingeremo fortissimamente, noi non noi organizzatori per l'amor di Dio, ma noi tifosi. Vicepresidente federale Mari Vernizzi, ben arrivata, un piacere, in rappresentanza anche del presidentissimo Petrucci che ci saluta, ma magari i saluti li porterai dopo te. Ora sì, Francesco, tu hai introdotto, intanto ringrazio anche Udinese TV, la nostra televisione, perché siamo in diretta e così possiamo anche parlare a tutto il Friuli Venezia Giulia, a tutto il Veneto, oltre che in streaming potenzialmente a tutto il mondo. Abbiamo preso al volo questa opportunità, io ringrazio Elisa Franchi che è la nostra promotion manager. Si dice così, la nostra promotion manager che ci ha dato questa opportunità, la BIT 2017, siamo venuti già 2 anni fa, Johnny ti ricordi? Johnny, per chi non lo conoscesse, Giovanni Adami, presidente regionale della FIP, ti presenterai dopo John, quelle 2 o 3 persone che non ti conoscono. Siamo venuti qua alla BIT che per noi rappresenta, come diceva prima Alberto Mattioli, che è la grande personalità del basket di cui parlava Francesco, non noi. Noi friulani siamo scesi, anzi siamo saliti o siamo spostati verso l'Italia, a Milano in questa prestigiosa sede. Per noi è motivo di grandissimo orgoglio e una grande opportunità, un grande privilegio che cerchiamo di sfruttare al meglio, venire in questa sede che rappresenta il turismo per eccellenza, una delle fiere più importanti, e noi ci sentiamo portatori di un grande messaggio, perché per noi la pallacanestro è il gioco più bello del mondo, per noi non è uno sport ma è una religione, però è anche clamorosamente uno strumento per comunicare, per raccontare le bellezze della nostra terra. Io non smetterò mai di ringraziare l'assessore regionale al turismo, vicepresidente regionale, Sergio Bolzonello, un caro amico, un uomo che la vede lunga, una persona illuminata che io ringrazio e saluto, avremo anche un suo saluto dopo, vero Francesco? E chiaramente ringrazio Promoturismo FVG che ci ha permesso di essere qua oggi, che ci permette di raccontare al mondo quello che sarà il nostro grande evento, il Comune di Udine, il Comune di Cividale, che saranno le 2 sedi di gara, il Palasport Carnera, lo diciamo, lo possiamo dirlo, no coach? Riapriremo il Palasport Carnera al mondo, per noi friulani un grande evento perché troppi anni che è chiuso, un Palasport Carnera che insomma tirato a lucido, che non vede l'ora di ospitare la prima palla 2 fra queste magnifiche ragazze che si contenderanno il titolo mondiale, e il Palasport di Cividale che ci ha ospitato quest'anno con la nostra squadra di Serie A di Udine, che ci ha ospitato alla grandissima, veramente una casa stupenda, quindi credo che le 2 sedi saranno 2 sedi all'altezza di questo grande evento. Allora, io ho parlato anche troppo Francesco, direi sentiamo, vediamo subito il filmato che rappresenta un pochino la nostra terra. Chi ci guarda in streaming può scoprire le bellezze di un territorio fantastico di cui noi siamo in questo momento testimoni, e che credo che questo filmato ci aiuterà, no, a capire un pochino meglio. Se sei pronto, vai.
Beh, credo che sia bellissimo, bellissimo. E credo che rappresenti alla grande una terra meravigliosa che a me quasi mi commuove, perché insomma io sento tanto senso di appartenenza. Abbiamo voluto collegare questo filmato che ci ha fornito gli amici di FIBA, che rappresenta Stars of the World, no? Di domani, no? Le stelle di domani, le stelle di domani, parliamo in lingua italiana, e che si collegano con una terra che ha grandissima tradizione ma che cerca sempre di rinnovarsi attraverso gli eventi sportivi, ma non solo. Giovanni, prima di passare la parola ai nostri ospiti, quindi bellissimi dei filmati, grazie a FIBA e grazie alla regione FVG, 22-30 luglio, Udine e Cividale, in modo che non sbagliamo, e l'avete visto anche nel nostro filmato. Direi subito di coinvolgere a questo punto il nostro vicepresidente Marin Vernizzi, ben arrivata, grazie a te Checco. Allora chiedo al vicepresidente di portarsi qui il microfono. Qua della telecamera, forse è meglio da questa parte qua. Il nostro regista ci piazza da quest'altra parte. Marin Vernizzi, vicepresidente della Federazione Italiana Pallacanestro. Buongiorno a tutti, io porto i miei saluti da parte della federazione, in particolare da Gianni Petrucci, il nostro presidente. Ringrazio per l'ospitalità, per essere qui presenti al BIT, a questa importante fiera di Milano, ma in particolare ringrazio anche la regione Friuli Venezia Giulia, con in particolare i comuni di Udine e Cividale, che ospiteranno questa importante manifestazione. Abbiamo appena visto questo bellissimo filmato che ci racconta quali posti meravigliosi si possono trovare e scoprire in questa terra meravigliosa. Quest'estate avremo un motivo in più per andare a vederli, che è comunque uno spettacolo nello spettacolo, ed è lo spettacolo che ci hanno permesso queste fantastiche ragazze di poter appunto partecipare a questi campionati mondiali. Per cui io colgo l'occasione proprio per invitare il maggior numero di persone, appassionati del turismo e appassionati dello sport, a partecipare e magari appunto a passare proprio le loro giornate di vacanza in queste splendida terra, e poi di vedere un basket che sicuramente sarà sicuramente una festa per tutto il basket femminile. Leggo anch'io questo titolo bellissimo sulla locandina, le stelle di domani, e la cosa, diciamo, da ex giocatrice mi emoziona, perché comunque queste ragazze che sicuramente si apprestano in un campionato Under 19 a diventare delle ragazze più adulte, quindi passare a un livello senior, e cercheranno di diventare stelle del domani, un po' stelle lo sono già oggi, magari loro ancora non lo sanno, ma sicuramente quel risultato che hanno ottenuto le fa brillare. Per cui noi facciamo un grosso in bocca al lupo a loro, alla nostra federazione italiana, in particolare in questo momento alla pallacanestro femminile, che comunque ha raggiunto questo bellissimo obiettivo. I complimenti alle ragazze, grazie a Giovanni Lucchesi che è stato il coach, e quindi ringrazio ancora tutti voi per la bellissima ospitalità. In realtà ho una domanda per Mara, anche perché da giocatrice immagino che hai una sensibilità particolare in questo tipo di eventi, anche magari ricordare l'esperienza in nazionale, così mettiamo subito un po' di pressione anche al coach Lucchesi, quali sono i risultati ottenuti? Allora, l'emozione che mi viene prima d'acchito è quella dell'invidia, una grandissima invidia, perché io purtroppo a questi campionati non ho mai partecipato, anche se ho fatto parte appunto della nazionale italiana, per cui un messaggio che ci terrei proprio a trasmettere magari attraverso Giovanni a queste ragazze, e magari lo farò sicuramente di persona, è quello di vivere al 100% questi momenti, perché da grande, quella che oggi purtroppo mi reputo io, cioè comunque quando purtroppo appendi le scarpe al chiodo, i ricordi sono tanti, le emozioni anche, e a volte appunto il fatto di pensare poi a posteriori quello che avrei potuto fare in quel momento è sempre un po' un peccato. Per cui io quello che il mio motto, il mio suggerimento è proprio quello di dare il 100%, di viversele, godersele, non pensare agli errori, guardare sempre avanti, e quindi sarà sicuramente una bellissima emozione, ma una bellissima occasione per diventare delle grandi giocatrici e delle donne soprattutto. Grazie alla vicepresidente Mara Invernizzi. Coach, abbiamo già cominciato a darti qualche messaggio. La clip con Bozzanello. Prepariamo la clip. Ci sarai a Udine? Passerai a trovarci durante? Sarà un piacere ospitare. Non è finto. Ti portiamo a fare un giro turistico, va bene. Ora sentiamo il nostro vicepresidente regionale Sergio Bolzanello, che ti ha rilasciato un'intervista, Francesco.
in cui parla di questo grande evento. Ma ti rendi conto che con lo streaming e la diretta e Mondovisione abbiamo portato in Egitto e in Mali Iplis, Chiusaforte, Cassacco, tutte quelle immagini. Ma hai fatto il bagno in quei ruscelli? No, io sì, adesso io sì, sono meravigliosi. Con il presidente Bolzonello all'inaugurazione della Basketball House, presidente, che tipo di emozioni le prova entrare qui dentro oggi? Ma sa, da persona che ha fatto sport tutta la vita e in tutte le sue componenti, da atleta, da dirigente, da presidente, non posso che diventare matto a vedere queste cose. L'entusiasmo è il momento del bambino che in cui si ritorna quando si entra qui dentro, ma poi arriva il momento del raziocinio e capisci che questa è un'operazione di grandissimo livello. Aver abbinato ad un evento straordinariamente importante come i mondiali Under 19 che avremo a luglio, aver abbinato un lungo periodo che andrà da oggi a quella data attraverso questo luogo, è un'operazione veramente di grande prestigio, è un'operazione che andava fatta e che in qualche modo darà, accompagnerà in questi mesi tutta quella che è la promozione. E quindi grande Davide, grande Bardelli, grande tutti coloro che hanno pensato a questo tipo di operazione. E grazie anche alla Regione Friuli Venezia Giulia che ha un suo corner qui allestito con i video promozionali, anche perché sport e turismo sempre di più si confermano binomio. Non c'è alcun dubbio, noi siamo convinti che questi grandi eventi siano un volano straordinario, un volano sia da un punto di vista proprio economico, questi nostri investimenti poi si ripagano tutti perché solo il rientro di IVA, delle varie imposte ci permette di rientrare completamente da un lato, e dall'altro è una grande operazione di investimento di reputazione. Io sono convinto da sempre che un territorio ha bisogno di reputazione per essere attrattivo, lo è con la grande fabbrica, lo è con i grandi festival culturali, ma lo è anche con il grande sport, e attraverso il grande sport e attraverso la crescita della cultura sportiva si possono attrarre persone, attrarre investimenti e riuscire quindi a dare futuro a delle comunità che in questo caso è la nostra comunità regionale. E una domanda personale, il Pordenone Calcio sta volando in Lega Pro verso la Serie B, ma la stiamo un po' conquistando anche alla pallacanestro oppure? Ma io l'ho detto prima al coach che gli ho fatto una confidenza, da ragazzini alla mattina si giocava, allievi, giovanissimi, poi alle 2:30 si guardava il Pordenone al Bottecchia, poi si prendeva il treno e si andava al Carnera a vedere la Snaidero, Jim McDaniels e tanti altri, e quindi è un mondo che abbiamo sempre seguito, io in particolare ho sempre anche frequentato, quindi non dico che mi sento proprio a casa, ma quasi, è ovvio, il cuore batte per il calcio, però la pallacanestro, la chiamo col suo nome italiano, la pallacanestro è ovviamente nei cuori di tutti noi, soprattutto in una regione come la nostra che ha una grandissima cultura sportiva rispetto alla pallacanestro, e lo dimostrano anche tutte queste immagini, queste maglie, questa Hall of Fame del Friuli Venezia Giulia, di quanto questa terra ha offerto alla pallacanestro italiana. Presidente, da appassionato di basket, grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia a lei per il supporto fondamentale. Grazie a voi, grazie a tutti voi. Beh, insomma, parole importanti dal nostro vicepresidente, che è un grande uomo di sport, che ha un difetto che abbiamo anche noi, che ama il calcio, ma appena, però insomma glielo perdoniamo. Quando dice, vedi, vicepresidente della regione, che dice non posso che diventare matto per queste cose, riferendosi allo sport, ai campionati mondiali di pallacanestro, giovanili, eccetera, partiamo con il piede giusto, perché è pazzo come noi, nel senso buono del termine, cioè si lascia emozionare, si lascia coinvolgere dalle manifestazioni sportive in generale e da queste giovanili in particolare. Quindi secondo me di tutta questa intervista si concentra attorno a questa frase, non posso che diventare pazzo, matto per queste cose, eccezionale. È eccezionale. Coach Lucchesi, tocca a te. Accogliamo con applauso il nostro coach. Vado a memoria, coach, ma mi pare che sei il coach più vincente della storia, così ti presento così, della storia della pallacanestro, quantomeno femminile italiana, è vero? Sì, anche se non è questa la cosa importante, se non credo che le cose importanti siano ben altre. Intanto
questa location. Io sono molto attento dentro, nella mia testa, nella mia anima, alle simbologie, ai modelli. In questo momento noi abbiamo un connubio tra la Regione Lombardia, che esprime per quanto riguarda la pallacanestro femminile gran parte del movimento, guidata con grande esperienza e con carisma, e una regione che, come il Friuli Venezia Giulia, che esprime grande tradizione, grande freschezza e una continuità proprio nell'organizzazione degli eventi. Perché quello che abbiamo visto è semplicemente uno spaccato di quello che poi andremo a vedere. E quello che andremo ad affrontare, intanto a Udine per un mese abbondante avremo due nazionali riunite, l'Under 19 che poi disputerà il campionato del mondo e l'Under 18. Tentiamo una formula abbastanza particolare di lavoro, di allenamento, una sinergia molto molto forte, e questo grazie, lo dico proprio con grande serenità, al lavoro di Davide, al lavoro del Presidente per mettere nelle condizioni ottimali per quanto riguarda campo, location, albergo eccetera, una struttura che non è mai stata provata prima. E noi come federazione, parlo come noi perché credo nel momento in cui si fa parte di un'organizzazione sia giusto anche esporsi, mettere la faccia e cercare di portare avanti quelli che sono i valori che vogliamo mettere in campo in questo mondiale. Non è tanto arrivare primo, arrivare ultimo, anche se capisco, perché io non sono proprio un ottimista spesso di natura, però vorremmo provare a continuare quello che abbiamo fatto l'anno scorso con la nazionale Under 16 ad Udine. E credo di aver vissuto delle sensazioni, lo dico proprio con tutto il cuore, particolari, perché c'è stata un'onda emotiva, un accompagnamento a queste ragazze in questa cavalcata che poi ha portato a un quarto posto, che comunque è qualche cosa che è straordinariamente inaspettato. Però c'è stata proprio la partecipazione del pubblico, vedere queste ragazze uscire dal Benedetti piuttosto che dal Palacus, se non sbaglio, giusto? Dal Palacus, tra gli applausi, dando il 5 a tutte le persone presenti, considerando la loro età e la loro prima volta per molte di loro in un contesto del genere. Credo che questo, una regione come il Friuli, una città come Udine e come sarà anche Cividale allo stesso modo, credo che noi vorremmo continuare da lì e cercare di essere degni sempre di questa fiducia, della fiducia della federazione e soprattutto dell'onore della maglia, perché poi alla fine forse sarà retorica, forse non sono più giovanissimo, però quando c'è quella maglia addosso è qualche cosa che cambia qualunque valore, qualunque parametro, ed è un paletto forte rispetto agli altri. E a me piace ricordare il fatto che quando viene a Udine la nazionale, coach, quando dici siamo a casa, è esattamente così, perché i negozianti, i baristi poi mi chiedono quando tornano le ragazze, ormai siete parte proprio del territorio cittadino. Ripeto, noi siamo stati, nel momento in cui ho avuto l'incarico per questo impegno, che non è un onere, posso dire che è un onore, ma soprattutto è qualche cosa, come ha detto Mara, mi rifaccio a quello che ha detto Mara, è un divertimento adulto, è un sacrificio, perché comunque si sta lontani dalle famiglie, si deve sudare, si deve lavorare, si deve credere. Però è un divertimento incredibile, è un piacere incredibile. Farlo a casa, tra virgolette, credo che sia la cosa migliore. Così come questa in Lombardia è la casa anche della pallacanestro femminile. Grazie, coach. La linea di nuovo a parola a Davide Michelis. No, adesso tu magari prepari la slide che ecco con il giro, col calendario. Tanto io volevo solo commentare quello che dice il coach. Coach, a Udine ti vogliono tutti bene. Hai lasciato un bellissimo ricordo. Lo scorso anno è stata un'estate clamorosa, perché noi abbiamo preso questi europei Under 16 quasi così, di rincorsa.
e non ci aspettavamo di vivere un'esperienza così bella. È stato bellissimo, palazzetti stracolmi, si era creata una simbiosi fra voi e la gente incredibile. Noi siamo certi che si ripeterà quest'anno, anche perché tu, come noi, vivi la pallacanestro innanzitutto con il cuore e poi con la tua competenza. Quindi in bocca al lupo e vedrai che... Ah, ci sono i gironi? Ecco, giusto così, vai che magari a commentare col coach allora, perché mi sembra che il gironcino che ci è capitato non è proprio semplicissimo. Sì, allora, ci ricordiamo ancora le immagini del sorteggio che c'è stato il primo di febbraio a Udine, e quando è uscito fuori Cina, Stati Uniti, io ho pensato, chissà cosa ne pensa il coach, glielo chiediamo subito. È una sfida, come al solito, bisogna viverlo in questo modo, perché altrimenti uno non penserebbe anche neanche di entrare in campo. Il mio augurio è quello di avere una squadra in salute, perché purtroppo abbiamo un po' di infortuni su delle ragazze che sono estremamente fondamentali, se così possiamo dire, per questo gruppo. Ma non è tanto il problema del girone, il problema è che la formula poi ci mette di fronte a degli incroci e il girone passa, diciamo che le sorti passano attraverso Puerto Rico, Russia, Egitto, Spagna. Pensare, cioè, insomma, anche dall'altra parte ci sono delle criticità, se vogliamo definirle in questo modo. Però, ripeto, tra altre cose, se non sbaglio, è molto simile al girone della maschile, perché ricordiamo che anche la maschile gioca il mondiale under 19 grazie alla splendida medaglia di bronzo che è conquistata da Andrea Capobianco con i suoi ragazzi, e quindi diciamo che proseguiamo se possibile questo cammino assieme anche nelle tra virgolette avversità. Però giocare contro gli Stati Uniti, rigiocare contro la Cina, affrontare una squadra particolare come il Mali, che è veramente particolare nel modo di stare in campo, nel modo di preparare una partita, nel modo anche di vestire da parte degli allenatori, estremamente ricco da un punto di vista culturale, credo che sia solo un ringraziamento da fare a chi ci permette, mi permette di poter vivere questa esperienza ancora una volta. La sorpresa? La sorpresa non lo so, nel senso che sono tutte squadre estremamente forti, dalla Francia, campione d'Europa, all'Australia che ha sempre un valore altissimo, l'Ungheria anche è un gruppo estremamente competitivo. Oltre alle solite, Stati Uniti in primis, se pensiamo alle finali NCAA di qualche giorno fa con il Palazzo dello Sport, nostra colmo. Di più per la pallacanestro femminile, questo ha conferma che è uno sport che merita e meriterà sicuramente anche in Italia, grazie anche al lavoro dei comitati, della federazione stessa, il progetto anche 2003 che stiamo cercando con molta umiltà di mettere in piede, che merita grande dignità, perché poi alla fine è comunque un aspetto che riguarda la donna, e la donna secondo me ha un ruolo fondamentale nella nostra società. Quindi quest'ultima domanda, si punta a passare poi... E poi si punta a incrociare, nel senso, tanto quello passeremo tutti, vedremo dall'altra parte, chiaramente dipenderà dalla classifica. È chiaro che il primo posto del girone, parlando molto sinceramente, è blindato dagli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti si presentano con la loro formazione migliore, l'importante è sfidarli e giocare come abbiamo fatto nel mondiale under 17, ma 2 anni in più sono già tante cose. Beh, insomma, noi ci divertiremo, ricordiamo che ci saranno 2 partite al Carnera e una Cividale, il vostro esordio sarà Carnera, poi il secondo giorno Cividale, poi di nuovo Carnera e poi avanti con, in base, Italia-Maria Cividale, Italia-America, Italia-Cina saranno il Carnera in prima serata e poi vedremo in base agli incastri. Padrone di casa, Presidente Mattioli, viene a portarci un tuo saluto, Presidente del Comitato Regionale Lombardia, grazie per essere con noi, per noi è un grande piacere poter contare sul tuo saluto e sulla tua presenza che insomma dà anche lustro a questa nostra presentazione. Padrone di casa. Ci spostiamo anche di qua, è lui un grande conoscitore della realtà friulana, vero Presidente? Sì.
avuto piacere di vedere quel filmato lì che mi ricorda tanta parte della mia vita, è chiaro. Io conosco poco il mare Furlano perché abitualmente non vado al mare, ma quelle montagne, quell'ambiente, io sono un amante della Carnia, ci vado tutti gli anni e poi non è che vado in Carnia, vado nelle Dolomiti friulane, dove io conosco tutti i sentieri centimetro per centimetro. L'unica cosa che mi è mancato è il Montanaia. In un filmato del genere devo fare l'appunto che, mancando il Montanaia, a me è mancata una costola. Niente, qualche riflessione su quanto è stato detto. Il vicepresidente della regione ha parlato dell'importanza del Friuli nel nostro mondo. Beh, insomma, io ero in panchina nel 99 quando abbiamo vinto l'Europeo in Francia. Si parlava friulano e giuliano, erano 7 le persone in panchina che parlavano quel dialetto. Adesso sto parlando al maschile, con meno friulani, con meno giuliani, purtroppo si vince di meno. E gioco forza a pensare che un giorno o l'altro quella terra ci darà i campioni che abbiamo avuto fin dal primo dopoguerra fino a pochi anni fa. Un'altra considerazione che devo fare è l'organizzazione di questa regione, iniziata già prima dell'avvento di Giovanni alla presidenza, ma con Giovanni scoppiata in una maniera totale. Voglio dire, ormai sono anni che ci si rifà a questa regione in Italia per organizzare il meglio possibile tutto quello che è internazionale, diciamo europeo e adesso anche mondiale. Una grande invidia da parte della Lombardia, la nostra regione, che chiaramente ha altre cose da fare, ma sicuramente non è in grado per tanti motivi di ripetere l'organizzazione furlana, come dico io. Io vivo tanto nella provincia di Belluno e là ci sono i Carniei e ci sono i Furlan. Va bene, un'altra considerazione ancora doverosa è quella relativa al turismo, ma l'ho toccata prima. C'è poco di meglio di quella zona dell'alta provincia di Udine, ma io sono un innamorato anche delle montagne, naturalmente, che stanno più a oriente, dove sono nati tanti alpinisti di cui io ho un caro ricordo e conservo amicizie totali. Io non so se potrò venire, anche se una capatina a Cividale, per esempio, voglio dire, è meritata da parte di chiunque. Fare un salto a Cividale, mangiare un boccone lì, non dico di andare nei soliti posti frequentati da noi della pallacanestro Udine, però ci terrei che tutti sapessero quanto è bella Cividale del Friuli e di quanto accogliente sia quel posto. Giovanni, un augurio a tutta la tua organizzazione, naturalmente da parte della federazione nostra piccola della Lombardia. Grazie. Quindi, presidente Mattioli, in caso di risultato positivo portiamo il coach sul campanile della Val Montanaia. Sarebbe bello, è un quarto grado, non è una roba, un quarto grado come lo fanno adesso, ma lì c'è un passaggio ormai facilitato. Diciamo che i primi che sono andati su per la via normale non hanno oltrepassato il terzo grado. Non è difficile. Grazie a Alberto Mattioli. Davide. Allora, tanto abbiamo questo in suo sfondo come copertura, abbiamo immagini bellissime forniteci da FIBA anche durante il Drew. Approfitto di una cosa, prima di sentire Gerometta per Spilimbergo, che ospiterà il torneo pre-mondiale. Io ringrazio FIBA per la fiducia e anche per la collaborazione. Noi ogni tanto siamo un po' delle schese impazzite, no John? In senso positivo, noi magari partiamo, andiamo, non lo facciamo in malafede, quindi colgo l'occasione per chiedere venia ufficialmente se ogni tanto magari partiamo, ma poi siamo allineatissimi. Siamo tutti dalla stessa parte e speriamo di fare veramente un grande evento e di essere all'altezza della fiducia che ci è stata accordata. E spero che ci stia guardando Ashley e Crystal, così magari dopo mi chiamano e mi danno giù come sempre. Allora, Jerome, vieni. Vieni, Jerome. Gerometta rappresenta la comunità spilimberghese, un altro
posto stupendo del nostro Friuli Venezia Giulia, si sono proposti e abbiamo chiaramente accettato subito di ospitare un torneo, e il coach, devo dire, in questo è stato fantastico. Per quando gli ho chiesto: coach, per te è un problema uscire da Udine per quanto riguarda l'ultimo torneo, magari, o l'unico, perché non avrei molto tempo? E lui mi ha risposto: sono e siamo a vostra disposizione. Quindi Spilimbergo avrà una grande opportunità, Spilimbergo una trentina di chilometri da Udine, con un bel palazzetto, una bella comunità che vive di basket. A te, Gerome, spiegare di cosa si tratta. Gerome è anche responsabile dei rapporti con FIBA nel team, quindi insomma per lui un doppio ruolo. A te, Giovanni Gelometta. Buongiorno a tutti. Per prima cosa ci tenevo a portare i saluti del sindaco Renzo Francesconi e dell'assessore allo sport Enrico Sarcinelli, e a dire che come comunità spilimberghese siamo onorati di ospitare questo evento di preparazione ai mondiali. Per prima cosa perché permetterà per la prima volta al centro sportivo di Spilimbergo di ospitare pallacanestro femminile di alto livello. Già in passato abbiamo avuto pallacanestro maschile con team di Eurolega che sono venuti a giocare in prestagione da noi, però mai la pallacanestro femminile, quindi questo è un grosso motivo di orgoglio per noi e soprattutto una grande occasione per poter promuovere il nostro centro sportivo e il nostro territorio. Sarà un evento molto importante anche per continuare sotto l'aspetto dell'integrazione con la comunità americana della base NATO di Aviano, perché infatti nel torneo avremo gli Stati Uniti, avremo la Spagna, avremo la Lettonia, oltre ovviamente all'Italia. Ci siamo proposti come Spilimbergo per onorare il decennale di attività dello Spilibasket, questa piccola società che si propone, diciamo, di offrire qualcosa alla comunità spilimberghese sotto il punto di vista dell'aggregazione. Salutiamo anche il presidente della Via Spilimbergo, Francesco Maiorana, che sono sicuro ci supporterà nella riuscita di questo evento. Grazie Giovanni, ovviamente buon lavoro anche per il tuo incarico di responsabile all'interno del comitato organizzatore nei rapporti con FIBA. Devo dire una cosa, cioè, questo saluto fino alla Maiorana, che è un caro amico, è stato, diciamo, suggerito prima in macchina. Bravo, politicamente hai superato la prova. Francesco Maiorana, che è un caro amico e anche incarichi sia in Lega che in Federazione. John, tocca a te, insomma abbiamo cercato di fare più velocemente possibile, però la location è talmente importante per noi, è talmente una grande opportunità che abbiamo anche voluto dare spazio a tutti in modo tale, no, da presentarci come si deve. Tu che sei padrone di casa, presidente del comitato organizzatore, a te la chiusura. Sì, ma anche per capire come si cerca di coinvolgere un po' tutto quello che è il nostro territorio attraverso questo evento. Il fatto di andare a Spilimbergo, il fatto di avere una sede di gara a Cividale importantissima, di quindi creare questo binomio tra Udine città e provincia, o comunque Friuli eccetera, per noi è sicuramente un messaggio, lo è sempre stato, perché ricordiamo che siamo al quarto evento internazionale. Io credo, non so se FIBA abbia mai dato tanta fiducia consecutivo ad altre location, ad altre federazioni, come sta dando a noi in questo momento, che significa tutto sommato che chi viene da noi si trova bene, riesce a sviluppare la fase della preparazione del torneo, riesce ad allenarsi bene in tranquillità, riesce a mangiare, a dormire, che poi sono cose essenziali, siamo puntuali forse nei trasporti, speriamo, ma insomma rappresentiamo un po' forse quello che è il posto ideale per competizioni di questo tipo. Voglio dire una cosa al coach, gliel'avevo premessa prima. Udine ha profumo di podio o di corsa fino in fondo. 4 anni fa, medaglia di bronzo, se ci ricordiamo, alla nostra prima, al nostro primo evento, eravamo con l'Under 20, al Pala Indoor. 4º posto che vale una medaglia lo scorso anno con l'Under 16, ma credimi è come se avessimo vinto l'argento per Udine città e per tutti gli appassionati. Quest'anno facciamo tutti gli scongiuri che possiamo, però comunque sono convinto, e tu l'hai già fotografato prima, che ci sarà quella spinta in più, quel calore in più, quella compostezza, perché non credo che la gente udinese e friulana sia invadente, ti lascia allenare, ti lascia tranquillo e poi dopo dà tutto quello che può per 40 minuti, come se strisciasse, se scivolasse in difesa, se sgomitasse a rimbalzo assieme alle tue ragazze. Io credo che darà una grande mano anche quest'anno. Ricordiamo che lo scorso anno abbiamo avuto nel mese di luglio Under 14, Under 16, Under 18
in Under-19, chiedo scusa, in ritiro a Udine, quindi a preparare i vari tornei. E poi così ogni tanto ci si ferma, non ci si rende magari conto di quello che si fa. Oggi ero in tribunale a Venezia, stavo aspettando l'udienza, c'era un collega di Udine e parlavamo delle possibilità di ferie, di andare in giro, e lui scambia la casa, ci sono quei circuiti con cui si dà una casa per un periodo in cambio a delle famiglie o a delle persone di un'altra nazione e si va poi a Praga, e ha avuto una richiesta per di una famiglia francese di Parigi che gli offre dal 22 al 30 di luglio in cambio Parigi per venire a Udine. A un certo punto gli ha detto: ma io vengo volentierissimo, ma cosa venite a fare a Udine? Veniamo a vedere i campionati perché seguiamo la squadra, abbiamo la figlia che gioca, eccetera eccetera. E allora mi sono dato un po' di pizzicotti, ho detto: ma questo è un motore che non ci avrei neanche mai minimamente pensato che avremmo potuto mettere indirettamente in moto, e credo che veramente faccia bene alla nostra terra, alla nostra economia. Incognita Carnera, non è più un'incognita, ce l'avremo, torneremo in quella che è la casa della nostra pallacanestro, ma vi dico anche, ho avuto l'ok da parte del segretario Bertea oggi, la terza settimana di giugno, dall'11 al 18, Udine farà l'event, il test event dei campionati del mondo attraverso gli under 18 maschile, eccellenza ed elite. Quindi possiamo praticamente ufficializzarlo. La grande estate, la caldissima estate del Friuli Venezia Giulia avrà dall'11 al 18 a Trieste, Mara, under 16 femminile, finali italiane, nazionali italiane, e siamo nel femminile. La stessa settimana, under 18, Palazzetto dello Sport Carnera, eccellenze d'elite a Udine, finali nazionali, e poi dal 22 al 30 di luglio, campionati World Cup, si chiama così adesso, under 19 femminile. E per fortuna poi l'estate finisce, perché a un certo punto, magari tiriamo un po' il fiato. Ecco. Quindi lo ufficializziamo in qualche maniera adesso, faremo tutte le prove al Palazzetto dello Sport Primo Carnera nel nuovo rinnovato restyling del palazzetto, con una competizione che non è proprio di secondo piano, è una delle più importanti a livello giovanile, l'Under 18 eccellenze d'elite maschile. Quindi per gli appassionati di pallacanestro, credo a livello italiano quest'anno una capatina o in treno, in aereo o in macchina in Friuli credo sia doverosa. Ringrazio da ultimo Alberto per le parole che ha avuto. Io mi sono approcciato a questa così attività da poco tempo, e avere delle parole di stima così, e anche a rappresentanza di tutta la regione Lombardia, che rappresenta un colosso per la pallacanestro, per la storia della pallacanestro italiana, mi fa estremamente piacere. Speriamo di poterle soddisfare ed essere sempre all'altezza. Grazie a tutti. Grazie. Direi che possiamo andare in chiusura, Francesco. Abbiamo rispettato i tempi, siamo stati bravi. Se non avete domande, possiamo anche andare, visto che il viaggio verso Udin è lungo, caro Presidente. Sempre 3 orette sono. Francesco, ringraziamo tutti quelli che da casa hanno seguito. Grazie John, grazie alle istituzioni federali. Mara, coach, in bocca al lupo. Presidente, buon lavoro con la tua Lombardia. Grazie a tutti. Alberto Zanga, preparati a far pedalare tutti i tuoi volontari. Arrivo da lavorare quest'estate al palazzetto. Tutti quelli che sono qua, insomma, con noi, e quelli che da casa ci stanno seguendo, siete in tanti. Sarà una grande estate. Il Presidente Petrucci ha chiamato, abbiamo risposto presente, John. Sì, per quanto riguarda l'organizzazione dell'Under 18, ovviamente a domanda noi siamo sempre sugli attenti, perché per la pallacanestro non ci tiriamo mai indietro. Con questo messaggio, Checco, a te, saluta anche tu Ashley e Christel, se no dicono che tu non li saluti. No, ma tanto poi ci sentiamo al telefono, ciao ovviamente a tutti. Grazie a tutti per essere stati qui presenti alla BIT 2017, questa vetrina che ci ha dato l'opportunità di presentare la Coppa del Mondo Under 19 femminile, 22-30 luglio, Udine e Cividale del Friuli. Vi aspettiamo. Ciao a tutti.